Salve a tutti, eccomi qua dopo un po' di tempo che non caricavo più video, ma purtroppo ho avuto un inconveniente con la linea, avendo cambiato operatore, mi sconnetteva in continuo e non riuscivo a fare niente, neanche a mandare su niente, neanche aprire una pagina. Bene, ora vi faccio un video. Anzi, con questo primo video voglio fare una serie di piccole guide per far sì che le persone riescano a capire meglio il programma o come fare certe operazioni, diciamo. Mi è stato chiesto da una ragazza come facevo ruotare un cerchio piccolo intorno al cerchio grande, tutto in modo uguale. Io ho fatto un video in questione ed era il video del centrino, ma evidentemente questa ragazza non gli interessava questo video, non l'ha guardato, oppure se l'ha guardato non ha visto bene tutti i passaggi. Quindi faccio ed esclusivamente una piccola guida per farvi vedere come trovare il centro e come ruotare un altro cerchio attorno a questo cerchio più grande. Prima di tutto dobbiamo andare in impostazioni e guardare su impostazioni predefinite che vi sia la spunta in mostra centro rotazione, perché questo è quello importante, altrimenti non vi fa vedere il centro. Detto questo, prendiamo il nostro cerchio. Io faccio un cerchio più grande. Lo porto un po' in giù e questo è il nostro centro che ci serve per fare la rotazione. Però se io ora prendo un altro cerchio, scusate, prendo un altro cerchio e lo seleziono, vedete che non riesco a vedere il centro, già ne vedo solo di uno, quindi come faccio per tenermi in mente qual è il centro di questo cerchio? Uso le guide e io mi faccio un centro con le guide, poi prendo il mio cerchio, lo porto questo nel centro delle guide, seleziono quello di sopra, facciamo un pochettino più grande questo. Prendo il centro che vedo qui e lo porto, anzi, prima mi avvicino un po' e lo sovrappongo, prendo questo centro e lo porto nel centro sotto. Ora, come faccio per farlo ruotare tutto in modo distanti uno dall'altro, tutti uguali? Prima di tutto andiamo in replicare. Se facciamo ruota 5 coppie, come vedete, mette distanza e così non mi piace. Torno indietro. Come devo fare per avvicinarle di più? Vado in opzioni avanzate e uso, vedete, questa linea rossa. Allora, se avviciniamo a questa linea qua, se faccio replicare, vedete che mette la distanza. Mentre se mi avvicino a questa linea qua, quindi facciamo così, proviamo. Se io faccio replicare, vedete, me lo mette vicino. In questo caso viene uno sopra l'altro. Io non lo voglio uno sopra l'altro, quindi dovrò spostarmi un po' più in su. Vediamo così. E così, vedete, me lo mette attaccato. Quindi torno indietro con le mie e mi lascio queste impostazioni e faccio replicare. Replicare fino a che non mi si chiude il cerchio. Ora sono tutti in cerchio, tutti alla stessa distanza. Io li seleziono, vado su modifica e faccio salda. E vedete, ora ho fatto in questo modo qui, però se voi non volete questo, dovete sovrapporlo di più. Questo è un altro modo di fare un centrino. Come vedete, è venuto perfetto.
Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara e fatemi sapere se volete avere altre piccole guide su certe opzioni o su certe, diciamo, su certi strumenti. Io cercherò di farvelo per il mio sapere, diciamo, perché io sperimento tutto da sola e faccio tutto da sola. Quindi io metto a disposizione la mia esperienza da autodidatta, diciamo, per aiutarvi e spero che questo vi sia utile. Per ora vi ringrazio e ciao al prossimo.